Tutti FBI. Passare. Vai. Eh sì, è un carico importante, è un tir molto importante. Dall'FBI è tutto. Open up. Bentornati su God of War. Hai sentito? C'è dell'aria che viene da laggiù. Forse siamo vicini a un'uscita. Con quali nomi posso chiamarti? Io sono Atreus. Conosci già Mimir. Erdenny Lazzarino! Perché il figlio di uno spartano parla a nome degli Jotnar? Mia madre era l'ultima gigante di Midgard. Laufey? Laufey. Ricordo quel nome. Anche lei voleva aiutare le persone. Ora è nella luce di Alfheim. Mi dispiace, ragazzo. Wow, comunque, fermi tutti! Sta passando il nostro tir di fiducia! Alto 8 metri! Stai bene? Sono molto più forti quando si sta in piedi. Cosa vuol dire sta roba? Comunque i terremoti non mi piace. Non mi piace per niente, perché ci sono terremoti in questa zona. È il minimo che posso. Ah, finalmente che non devo farmi puzzle io! Mamma mia, sei forte! Mamma mia! Spero di non avercelo mai contro. Che rischiare l'ira di Odino liberandomi. Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. Ne ho provato a dire. Dunque, Tyr, è bello. Aspetta, vederti ti do di nuovo dal vivo. Così poi parla. Cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Cioè, Tyr non sa più cosa pensare, sei ancora in un sogno lucido. La luce. Da quanto tempo non la vedi? Qualche millennio? Vorrei sapere c'è quanto. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. L'ombra? Vabbè. Ragnarok sta arrivando. Sì. Quindi Baldur è morto. Odino gli ho spezzato l'osso del collo l'altro ieri. Un gigante a Midgard e lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa e convinto Freya a rianimarla. Mimì. Racconta di Baldur. Racconta di come gli ha spezzato. No. Mi darai una mano, Tyr? Dove stai andando, lurido? Ma dai, questo qua manco combatte. Ma non si ricorda niente. Ma come facciamo a vincere una guerra con un coso del genere? No, ti schifosissimi rane. Mamma mia, io sono francese e io mangio le rane. Vabbè, non so se i francesi si mangiano le rane, ma le lumache se le mangiano, quindi si mangeranno anche le rane. Quindi io sono Kratos francese, mon chéri. Voglio far la ratatouille. Ma ti vomito io, guarda qua con potenti. Oh boy. Sapete che se tengo premuto triangolo la mia ascia diventa di ghiaccio e poi arriva proprio la bufera del... Winter Bang. Come si chiamava? Aspetta. Controvolta. Se c'è un tal momento di picchiare Arnold Schwarzen Lazzarin. Anche tu. Finiamo questa battaglia. Ciao Tyr, come stai? Tutto a posto? Ci siamo ripresi? Dai, su, tranquillo. Avresti dovuto prendere la lancia e difenderti. No. Ho rinunciato alla violenza. Ma cosa è diventato? Sei il dio della guerra. Non più, da molto tempo. Gandhi. Se Odino desse inizio al Ragnarok, davvero non combatteresti? No, nemmeno se lo volessi. Cosa? Che cacchio sei? Siamo venuti qua per prendere un pusillanime o cosa noi? Quindi significa che dovrò far tutta la fatica e guardarmi sto monello nascondersi nei boschi. Pazzesco, pazzurdo, ma anche no, ma voglio dire. Prima di continuare ditemi la verità. Che cosa volete da me? L'abbiamo già detto. Voi che parlate del Ragnarok. È un dio della guerra, quello che cercate? È quel Tyr che vi serve? Atreus. Atreus, guarda che è roba tua questa. Perdonatemi. Vi sono grato per avermi liberato.
Però se volete che io vi segua in guerra, o peggio ancora, che vi guidi, uccidetemi ora. Ho smesso di lottare. Sono allergico. Il danno è fatto. Nessuno ti ucciderà, fratello. Meglio morire che assistere al Ragnarok. Noi non vogliamo la guerra. Vogliamo solo risposte. Ma io non so come aiutarvi. Non ha importanza. I giganti si fidavano di te. È questo il Tyr che ci serve. Ci servi tu. D'accordo. Ogni volta che si alza, non chiedo altro che una notte di riposo. Per poi scappare. E magari del cibo. Non mi convince che l'abbiamo convinto così facilmente. Credo abbiate ucciso le guardie che mi portavano la cena. Oh, fratello, che sbadati. Forse ora vuoi finire la tua storia? I figli di Thor ci attaccarono. Li uccidemmo. Baldur voleva uccidere Freya. L'ho ucciso. Ma non hai raccontato che abbiamo combattuto e liberato le Valchirie? Che i giganti sono scomparsi, che sono stato chiamato Loki, e poi gli altari i giganti? Quando siamo arrivati a Jotunheim, erano tutti morti. È fatica. Pensi che Odino... Non lo so. Non lo so, non so neanch'io. Comunque, non lo so, Tyr me l'aspettavo un po' più io fortino. Io penso che prima ce ne andiamo e meglio è. Ehi, pochi artificio sono? Adesso forzi d'Asgard. Ragazzi, manca ancora un po' alla fine dell'anno. Sulla mia scomparsa. Potevamo andare più veloci. Oh cacchio, ci bombardano. I mortai usano il cielo per viaggiare tra i regni. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. Ha ormai arrabbiato. A spissa. Non dobbiamo più preoccuparcene. Ma chi se ne frega dei nani? Corri. Oh no, adesso arriveranno i problemi. Oh cacchio. Abadu! Yabadabadabadu! Siamo forti, guarda. Non posso fare niente, guarda come rotola. Corri. Porta tra i regni. Me ne sbatto, porta tra i regni. Dai. Attivala subito, via di qui. Si scappa. Fuori, non voglio schifezze dei nemici. Bene. Bravi noi. Yggdrasil. Quanto tempo. Sì. Avevo dimenticato la bellezza. La bellezza. Tyr, nei tuoi viaggi, i giganti hanno mai parlato di Loki? Scusa, ma quel nome non mi è familiare. I giganti sono... erano un popolo molto riservato. Gli ha portati la morte, mi sa. Se mi riposassi, forse ti ricordi di più. Dai, ti diamo la Nutella. Portiamo la Nutella a questo uomo. Portiamola. Case nell'albero. Eh sì, roba strana. Sei davvero vivo. Dici? Chissà. Ok, è solo stanco. Gli ho promesso cibo e un posto in cui riposare. Ah, ma certo, ragazzo. Bene, vediamo che si può fare. Prego, entra. Arriviamo. Mamma mia, hanno chiuso la porta in faccia. Cioè, ormai è arrivato un nuovo dio qui, quindi della nostra prossima mossa. C'è troppo a cui pensare. Parleremo domattina. Oh, ok. Parla domattina. In privato con Mimir. Fermo. Ma guarda, dai. No. Oh, ma me lo uccidi, stai un pazzo, dannato puffo. Grazie. Blu. Bene, buonanotte, Tyr. Vado a letto, domani è un gran giorno. Allora, Tyr, sembra siano state fatte delle promesse. Vediamo di sistemarti, ok? Se vuoi seguirmi. Ehi, guarda cosa ho per te. Sono sicuro che non interromperemo nulla. Io penserò a trovarti un... Ma che sta succedendo? Cioè io sono diventato un dio secondario. Adesso qui servite tutti il Tyr?
Niente. Gli sta più simpatico di me, solo perché sono un po' violentino. A questo punto cerchiamo di potenziarci solo un po', che abbiamo preso un po' di robe in giro, quindi lame del caos, eh. Le userò solo di voi se mi tralasciate ancora. Oh sì. Oh, la potenza. Oh sì. Perfetto. Allora, io dovrei parlare con Mimirs. Comodo? Ancora per poco. Forse stanotte riuscirò a dormire. A dormire davvero. Godi, popolo. Ora devo un attimo parlare con la mia amichetta qui. La mia testina de rapas. Eh? Come stai? Dobbiamo fare una chiacchierata a porte chiuse. Che stai pensando, fratello? Devo dirti un segreto. Sto pensando che vorrei che tutto tornasse come prima. E a me piacerebbe arrampicarmi su un albero, ma è una nave già salpata. Ahia. Ma non può tornare normale? Vorrei che Atreus non fosse così inquieto. Temo solo per la sua incolumità. Lo so, fratello. Ma tenerlo a briglia tirata non gli eviterà i pericoli. Il ragazzo vuole fare qualche errore di testa sua. Mi spiace, ma forse Tyr è uno di questi errori. Non ho mai visto nessuno tanto a pezzi quanto lui. Il suo dolore è fresco. Ti aspetti troppo da lui. Già, può darsi. Razza di spione! Voglio ucciderti. È un'alleata che ci farebbe comodo. Questo non è fattibile. No, immagino di no. Oh no, no. Ma, dormire. Ma che no. Quanto... Ma che cacchio? Shh. Non puoi arrivarmi alle spalle in questo modo. Devo fare una cosa a Midgard. Cosa? Senza di me? Credevo che fossimo soci. Lo siamo. Non sapevo saresti venuto con me. Andrò a trovare una vecchia amica. Cosa? Oh, capisco. Oppure sarebbe meglio non farlo dal momento che lei è determinata ad ammazzarti. Non credo che lo farebbe. Senti, penso che sia splendido che tu veda il meglio nelle persone. Dico davvero, e voglio che continui a vedere il meglio, evitando di farti ammazzare. Aspetta, ma quell'amica non è che... Per tutti i broccoli. Abbiamo bisogno di lei. Vale la pena rischiare. Ma è Freya, no? Sei sicuro? Ma quindi adesso devo essere Atreus? Sono Atreus! Posso suggerire un'alternativa, qualcosa di meno rischioso, ma che potrebbe darti qualche risposta? Di che stai parlando? Un certo vecchio amico che non vedi da un po'. Un amico molto gigante. Più di Tyr! Jormungandr. L'hai trovato? Se vuoi ti porto da lui. È proprio lungo la strada verso la dea vendicativa che ti vuole morto. Così avrai tempo di decidere se vuoi morire o meno. Quindi, sai dov'è Freya? No, no. Cioè, sì, ma... Senti, andiamo prima con il serpente e poi non ti porterò da Freya. Dal serpente! Dai, che bello. Ma quindi... È bellissimo, siamo a Atreus, quindi ho l'arco adesso. È molto meglio con l'arco. A distanza, un cecchino. No, che fico che comunque ti fanno giocare lui adesso. Sarà divertente allora. Sarà veramente divertente. Ok. Per fortuna hai la tua chiave di Yggdrasil. Io sono scappato fuori senza. Ti sei stufato così presto di avere ospiti? Cosa? No, mi serve solo un po' d'aria fresca. Tutto qui. Beh, spero ti piaccia fredda. Dobbiamo passare da casa tua prima? Il tuo amico peloso si unirà a noi oggi? No, volevo dirtelo, ma Fenrir è morto. Oh. Non sai niente. Sì, sì. Nonostante fosse un lupo, era molto pulito. Grazie. Ti darei un abbraccio, ma perché traumatizzarci in questo modo? Aiuto. Vabbè, siamo arrivati comunque. Allora, sta accadendo qualcosa di terribile vicino alla torre di Helheim. Ricordi come arrivarci? Sì, è oltre i rematori. Ma è questo che ti fa pensare che Jormungandr sia vicino? Io ho naso per queste cose. Ok, beh, sono successe molte cose e voglio risposte. Niente, è un ragazzino che deve fare i suoi errori, no? Quindi venire quasi sbranato, morire male, tutto mentre Kratos sta dormendo. Ce la faremo a tornare per la cena? O per la colazione di domani mattina a questo punto? Non lo so. Spero di tornare vivo. Io... Non è facile, eh?
Silenzio! Sì, vabbè. Sta crescendo. Sono ragazzi. Che bello essere un po' più scarso. Il 70% in meno di potenza. Aspetta, io ho questa cosa. Schiaffa. Guarda. Sta succedendo? Ho il potere io. Mio padre dice che ho fatto un incantesimo alla morte di Fenrir. Ma non ho idea di che cosa parli. Magia accidentale? Questo è inquietante. Ah, l'elevatore è rotto. Non è solo la magia accidentale. Mi sono trasformato in un orso. È vero, sta storia dell'orso ancora non ho capito. Bava inclusa? Sì, ma ho perso il controllo. Freya conosce la magia meglio di chiunque. Può aiutarmi? Non quella dei giganti. Ok, faremo come vuoi tu, Sin. Un enorme serpente velenoso sembra molto più sicuro. Velenoso? Sì, ci siamo entrati. Proprio dentro lo stomaco. Un po' di eoni fa. E mi ricordo ancora il suo odore. Oh, io, siamo bloccati. Com'è finito qui il braccio della statua di Tyr? Prova il modo schiaffa. Wow. È come se l'avessi già fatto prima. L'ho fatto molte volte. Ma dai, io sono... io dovrei essere quello agile che passa sotto queste cose come niente, dai. Almeno questo era l'unico vantaggio di essere Atreus, ma a quanto pare non ancora. Salve, questo lo prendo io. Ho anche una spada. No, posso usare l'arco come spada. Hai capito? Aha! Con un po' di intelligenza, vedete. Tuo padre doveva a Thor un pagamento col sangue. E beh, Thor l'ha ottenuto. Wow, che storia. Però non è che mi ha tolto tanto sangue. Dici che non più del normale, almeno. Che succeda di nuovo? Spero di no. La furia incontrollata da orso? Non lo so. Ok. No, ok. La mia prima battaglia da soli, ragazzi. Abbiamo sono emozionato. Coprimi. E mi sono anche pisciato addosso. Letteralmente, non toccherò. Chi ha detto che devi toccarli? Mi piace come ragioni. Ok. O la va o la spacca. O li spacco come sempre. Boing, 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 boing. E posso anche finirlo? Perfetto. Sì. Oh. Moriteci, 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 moriteci. Devo andare a picchiare anche questo. Uno alla volta. Ehi, ma non abbiamo più bisogno di Kratos a questo punto. Prendi questo, sporcatila di rocce. Adesso sono io che comando Sindri. Sindri, attacca, mordi. Oh, però veramente, non è che... Cioè, io dicevo per scherzo, ma Kratos davvero non serve più. È una nuova battaglia. Sì. Mi spacco ancora la mano? Non ho tempo per questo. Schiaffa! Schiatta, schiatta. Grazie per aver sacrificato così tanti oggetti della tua borsa. Ma infinito. Era chiaro che ti serviva aiuto. Allora. Ma figurati. Ok, ora abbiamo imparato il punto debole, vedi? Qui non posso fare niente. Schiaffa. No, non posso qua. Tanto lui è già andato in giro da solo, vero? In realtà. O tuo fratello ha ereditato tutto il talento. Cattivissimo, Atreus. Tuo padre è tutto muscoli? Aia! Se dico di sì, mi confermi che Brock ha più talento di te. Zucche. Ma come ci stava in quella borsa quello? Ecco, proseguiamo. Io ho domande, io voglio la tecnologia nanica. Vi prego, i nani sono meglio dell'Apple. Perché ti preoccupi tanto oggi? Devo solo occuparmi delle persone che mi stanno a cuore. Impedire che succeda loro qualcosa. Freya non mi ucciderà. E forse Jormungandr non è nemmeno qui. E poi io gli piaccio. Mi ha mangiato solo una volta. L'avevo opportunamente cancellato dalla memoria. Beh, siamo qui. Ok. Sarà qui? Sarà là? Sarà su? Sarà giù? Sarà dove vuoi tu? Jormungandr! Ah, ma siamo proprio lì, nel nostro vecchio regno di ghiaccio. Visto, è sparito. Beh, avete provato a chiamarlo? Abbiamo provato a suonare il corno. Quando? Io non sto parlando del corno. Quale? Cosa? Cosa? Cornuto. Jormuteium Senu. Secondo me è sotto la neve. Lui è la tutto neve. Tutto chiaro allora. Lo sento. Era andato giusto in letargo un attimo.
Ehi, bellissimo! È sempre emozionante quando esce il serpentellone. Fa freddo. Sempre entrate poco sceniche, eh? Sì, ti sei congelato le chiappe, ho capito. Porca vacca, che bestione. Che bestione. Vecchio amico! Rugoso! Sì? Capito tutto. E smettila di lottare! Parla chiaro. Lukia! Luvia? Fimbulakata! Leggia Freyrin! Ah, dov'è Freyrin? Freya. Bosco di ferro. E che cos'è? Che cos'è? Me l'ha detto? Non hai nient'altro da dire? Ma che? È un po' sordo con l'età. Non vorremmo mai trattenerti oltre. Però non capisce se non gli parli la sua lingua. Bosco di sotto ferro. La bava lui. Che cosa vuole dire? Che dovevamo rimanere a casa. Andiamocene. No, tu sei qualcosa. Bosco di ferro. Che c'è un bosco di ferro? Cosa dirà Kratos quando mi vedrà sommerso da bava di serpente? Non lo so. Ma ormai non può più mettermi castigo. Forse posso. Non sei Kratos, ok? Ah, ok, però. Però. Puoi lasciarlo fare a me? Ti manca experience, boy. 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 Servono ancora gli adulti, a quanto pare. Di grazia. Arrivare al concilio delle Valchirie e sperare che Freya sia di buon umore? Beh. Ora che so dove si trova. Sì, è esattamente quello che farò. Merda. Papà mi ha detto che non si dice quella parola. Non lo sopporto quando è compiaciuto. Ok. Baldur voleva ucciderla. Non avevamo altra scelta. Non so se la pensa allo stesso modo. Beh, non glielo chiederò. E poi, erano le tue frecce. Hai assolutamente ragione. Ecco perché suggerisco di non farlo proprio. Vabbè. In ogni caso abbiamo ottenuto qualcosa. Forse dovrò dirlo a babbo poi. Però è tutto un altro gioco. Aspetta. Schiaffa! Facciamo così. Sì. Posso ucciderli con un arco? Sono molto più agile però io. C'è il vantaggio di del nostro ragazzino Atreus è che è molto più veloce di Kratos nei suoi dei movimenti. Che hai da guardare, dai. Dobbiamo andare. Schiaffa! Hai visto che mossa, non mi hanno tolto ancora un pezzo di vita. Troppe emozioni in un giorno solo. Sì, davvero. No. Siamo così vicini. Non lo so neanche dove stiamo andando. Non abbiamo idea. Forse è un segno. Non fare il bambino. Ti prendo io. Non ti faccio cadere, promesso. Ti lo spingo adesso. Io. Va bene. Allora entra Tre Regni. Sai che non funziona così. Vorrei che fosse altrimenti per bestla. Allora, è stato così brutto? Spero davvero di non doverlo rifare mai più, nel caso te lo chiedessi. Ok. Il mio negozio! Ma tu ne hai ovunque! Beh, se non posso fermarti, io mi fermo qui. Ma perché io negozi ovunque? Sistemare. Fai pure.
Io non lo so. Cioè, è uno dei suoi 8 miliardi di negozi in giro per il mondo. Non so come fa ad averne così tanti. Però, ehi, l'avidità fa questo e altro. E anche noi abbiamo preso alcune cose abbastanza avidose. Qua non posso schiantare niente. Devo trovare la via alternativa. Lì dentro con la freccia che ha ucciso suo figlio? Sì. La nasconderò sotto la maglia. È un monito a essere migliore. Oh serve no. Un'arma che uccide per essere migliore? Se mi fa sentire forte, sì. Aspetta. È una cosa così brutta? Se ti porta a credere di poter convincere Freya di qualcosa, sì, lo è. Devo provare. Credo che sia molto arrabbiata. Però è stato mio papà, quindi non è colpa mia. La colpa non si eredita, vero? Vero? Almeno io nel mio mondo ideale di giustizia non farei una cosa del genere. Sì, aspetta, ci penso io a quello. Sì, il bracere. Sicuro che sia una buona idea? Non hai un piano? Brock dice che alcune persone vivono di caos. Penso abbia ragione. Cosa ti fa pensare che sia così? Si parla di vita o di morte? È il Ragnarok. Non possiamo non fare nulla e non abbiamo molte opzioni. Vivere! Vivere è un'opzione. Ma poi si muore tutti nel Ragnarok. Quindi viviamo per qualche giorno e poi... Vabbè, ormai non ti ascolto più. Qui non sentirò le tue boiate. Da che parte è il concilio? Se continuo a salire ed andare avanti, penso che ci arriverò prima o poi. Sì, sarà così. Ottimista, ragazzo. Ma io un po' meno, dato che ancora non conosco i suoi poteri. Oh, cavolo. Posso fare una stealth kill? Beh, abbiamo risolto la faccenda lo stesso. Oh, 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 oh. Schiaffa! Levatevi dalle scapole. Altra pietra qui. Se mi vedesse mio padre, perderebbe la testa. Cacchio, sì. Magari mi sta già cercando. Secondo se si me, sì. Di me, non dovrei nascondergli le cose. Come posso fidarmi se menti? Poi. Tutti torti. Prendi la barca. Che ti nascondi? Però io devo salvare il mondo. È nella profezia. Forse se mi ascoltassi, è nella profezia. Potrei dire lo stesso. Beh, da chi pensi che l'abbia imparato? Ormai gli è entrato in testa un po' il papà. Però è giusto che il nostro attrezzo abbia la sua identità. Non può rimanere un attrezzo per sempre, giusto? Deve diventare un ragazzo maggiorenne con la sua mente. A volte i genitori sono un po' boomer, bisogna dire anche questo. Cioè, è esperto sicuramente Kratos, ma non può decidere sempre tutto lui, perché altrimenti non è una vita, è una schiavitù. Giusto o non giusto? Però, ragazzi, con questo non dico... Dovete ascoltare sempre i genitori, hanno molta esperienza. Ovviamente valutate bene, pensate anche se abbiano ragione. Ricordatevi che però lo fanno per il vostro bene tante volte. E lo stesso Kratos. Ora cadi da lui, yabba yabadu! Fallo cadere. Ok, perfetto. Bella lì, ragazzi. Oh, oh, quelli me li ricordo. Oh cavolo, si stava bene senza di loro. Erano fastidiosi quasi come le sanguisughe che abbiamo trovato nella terra del caldo. Vabbè, però stiamo proseguendo a spasso molto spedito, devo dire. Però basta neve. Andiamo a sto concilio delle Valchirie. Ok, ora possiamo ucciderlo. Bella lì. Bella lì. And I want some money. Dove andiamo adesso? Oh, salve. Ah sì, è andata bene. Posso farcela, vero? Posso farcela. Sì. Basta continuare a ripetertelo ad alta voce. E ce la farai, vero? Sicuramente, ce la faremo. Freya non dovrebbe essere molto lontana. Bisogna fare attenzione. Hai una bussola per dirlo? Chiarva. Io non credo. Ok. Cioè, io ho veramente paura. Quella donna è un camion. È un tir anche lei, in un certo senso. E poi ha la rabbia. Ha proprio la malattia della rabbia. Quella mi rapisce. Se mi va bene. Sei tu, Atreus? Sì, mamma mia, ma... Se lo sapevo prima. Ehi là, laggiù! Ehi,
Ti è tornato il buon senso? Sì, cioè, non cambio idea. Ah, ma hai dei dubbi? Lancia, vai. Devo tirare. Hey! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. Potevo fare una scelta. Quella scelta ha cambiato tutto. Se la posavo sarei stato un bravo ragazzo. Ma no, gli ho colpito e affondato. Sì, assicurati di urlare se inizia a ucciderti. Ok, grazie, ci provo. Ora mi sento molto meglio. Sì, sì. Ehi, Freya. Cosa? Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Amica. Cioè, tra dai, molte virgolette, sono amica. Responsabile della morte di tuo tra figlio, molte, molte, molte che... virgolette. Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Sì. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso nascondila, tuo figlio? Ti prego. O buttala via, che è ancora meglio. Questa è un'ottima domanda. Io... Perché? Sono spacciato. Allora è meglio che ce ne andiamo. Là c'è del fuoco. È il momento. Là c'è qualcosa. Ancora affilando la spada per ammazzarci. Sarà simpatico parlargli. Nascondi, nascondi, nascondi tutto. Secondo me la vedrà. E quando la vedrà impazzirà. Reina, cara mia mamma. Dovevi restare con Sindri. Aspetta, basta. Tuo padre, dove si trova? Non è qui. Ti ha mandato lui? No, lui non lo sa. Non lo sa. Non dovevi venire. Ha ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Guarda che pazza. Tu non lo faresti. No, 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 l'ha già sgamata. No. Perché porti al collo la freccia? Ci scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto? Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato. Il suo destino è segnato. Tu sai chi ha la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi. Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo. Guarda dice la tua sfera magica. È scongiurato. È un ballista. Lui mente. Può darsi. Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti. I giganti attendono la guerra a Jotunheim. No, io ci sono andato. Non c'è un esercito di giganti. Non ci sono giganti. Tranne me. Come? Tu? A Jotunheim abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano Loki. Locchino. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino, ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo. Sono ancora a pezzi. Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu gli parlassi... Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfheim. È impossibile. I nove regni sono preclusi a tutti. No. Abbiamo aperto una strada, ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme... Ora basta.
Troppa carne al fuoco. Basta! Adesso ti ammazza. Hai parlato troppo. Hai parlato troppo. Bambino. Lascia questo posto. Vai e non tornare più. Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tuo padre. E sono spinate. E sono spinati sti roghi. Sono spinati. Se ci tieni il cubo corri. Oh cavolo, sarà anche faticoso usare una catena per risalire. Però dai, l'allenamento ha fatto il suo frutto, almeno questo. Questo lo so fare anch'io, cioè non è che ci vuole un granché. Va bene. Io ci ho provato, diciamoci questo. Ora però le botte che mi darà Kratos, quelle le sentirò potenti e palpitanti. Sì. Adesso come torno a casa velocemente? Cioè, un modo per tornare molto velocemente e rapidamente. Oh, 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 okay. Dini. Non sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo. Ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Hai visto che aveva ragione. Però dai, magari abbiamo fatto scattare una scintilla. Abbiamo comunque detto alcune cose importanti a lei, quindi potrebbe pensarci su. Cioè, non si aspettava nemmeno che Tyr fosse vivo. E neanche io, a dire il vero. Ok. Ma queste cose le abbiamo tante volte fatte. C'è una scorciatoia per andare a casa? Ti prego, dimmi di sì. Schiatta tutto. Ah, era la, quella, oh, la scorciatoia. Grazie, Ymir. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare... È andata benissimo. Te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che ci aiuterà. Posso comprare quel... Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e... me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... Così, così ci si sente, porca trota. Questo è un po' più forte. Aia. Questo è un po' più forte. Ma neanche tanto. Le frecce lo terranno a bada. Tiragli, tiragli. Tiragli le botte. Tu tiragli. Tu tiragli le botte. Ehi, aspetta, posso fargli un po' di male. Questo mi piace. Oh, sembrava grande e grosso, ma ha fatto molto rumore quando cade. Oh no, ce ne sono altri dietro. Vabbè, non è un problema. 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 Buttalo giù. Ok. Sono andati. Sono andati. Parlerò più tardi. Usciamo da qui prima che qualcos'altro cerchi di ucciderci. Sì, davvero. Sì, buona idea. Odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No, ti ucciderebbe. Dirò che sono stato solo io. O non diciamo niente, che forse è meglio. E torniamo Vorrei a casa e basta. Opinione su qualcosa. Cosa? Qualcosa che ho nascosto a mio fratello Corrino. Davvero? No, non lo smettono mai. Me lo dirai dopo. Finiamo questo e me lo dici. Bang. A posto. Ok, torniamo alla torre di Alfheim. Sì. Dicevi? Molto prima che tu nascessi, ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Cosa? What? In che senso? Non potevo accettarlo. Così andai al lago delle anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. E quindi? Il fatto è che riuscii a recuperare solo 3 delle 4 parti. E cosa vuol dire sta cosa? Sindri. Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che gli mento. Cosa? Il pensiero mi tormenta. Devi dirgli, hai il diritto di sapere. Schiaffa! Oh no. E quindi cosa vuol dire questa cosa? Ecco perché è così irrequieto il ragazzo. Troppe cose in un solo episodio. Quindi vuol dire che forse ha poco tempo da vivere. No, dai, Brock era simpatico comunque. Con quelle sopracciglia. Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No, ho fatto una scelta che non mi aspettava.
In che senso una scelta? Io non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, il passato non si può cambiare, ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? A tre. È un... soprannome. Sta zitto. A tre. Qua di A tre vedo solo sta roba che ha tre pori. Beh, è stato bello essere Atreus. Mi è divertita sta cosa. Non posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Come vuoi, Locke. Locke. No, così è bene. Così è molto Star Wars. Mi è bastato dirlo una volta. Locke. Bene. Bene. Sì, bene. L'ho detto prima io. Mi è piaciuta questa passeggiata. Mi è piaciuto essere Atreus. Però vi dico, sento già la mancanza della forza bruta di Krauti. Scusate. Non voglio arrivare a mani vuote. Dopo l'enorme fallimento con Tyr, volevo solo... Frena, piccolo Yoff. Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi, ma un fallimento. Lo hai salvato da un destino terribile. Non è poco. Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto. Forse. Ma mio padre non continuerà così per sempre. Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio. Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare. Appena arriviamo, coprirò le nostre tracce vicino al passaggio e andrò sul retro. E tu comportati normalmente. Non credo che andrà bene questa cosa, davvero. Però ormai ci siamo, scopriamolo. Mi aspetta ora. Cosa devo fare io? Che devo fare? Devo entrare come se nulla fosse. Sono stato in giardino, padre. Non è il rischio a preoccuparmi. Non mi si è accorto. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Non è successo niente, papà. Ho la neve sull'armatura. Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto. Atreus. Dove sei stato? A fare pipì. Sì. Spero che siate affamati. Ho una fame. A fare pipì. Vi siete riposati quanto me? Scendo che troll! Che trollata, non si è accorto! Sì. Che buono, che si mangia? Salsiccia di Springsgrill? Una salsiccia? Sì. Beh, dai. Certo, non lo vedi? Da quanto non le mangi, eh? Si mangiava vermi prima. Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Oh, ma allora dove andiamo? Ad Alfheim, la casa degli elfi. What? Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa, la custode del sapere. Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi, non scordatevi questa, vi ci porterà. La bussola? No, l'uovo che ci ha dato... Sapete cucina. Cosa? Costruirò un tavolo più grande. Sì, è vero. Mettitici all'opera. Quindi Brock è mezzo morto. Ce n'è di più per me. Beh, simpatico. È andata bene? È andata bene, credo. Tyr, vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre... Esatto, ora tocca di nuovo ad essere... Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi, è il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Quella luce elfica è roba buona. Ok, credo che... Ah, potevo già andare tipo a camminare tipo 2 ore fa. Sono di nuovo Kratos, che bello! Senti la possenza, la massellanza. Ah...
Dimmi. Dietro di te. Ci vediamo tra poco. Dai. Al passaggio, amici. Grazie, ragazzo. Secondo me Kratos sa qualcosa. Sa sapere. Va bene, ragazzi, questo episodio un attimino più veloce, ma volevo rasciarvi subito un altro bellissimo episodio in più. E il prossimo ne vedremo ovviamente delle belle. È uno dei giochi più belli d'Italia, voglio dire. Quindi, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo. Noi ci vediamo a prossime fantasticissime avventure. Ciao, belli miei.